Esattamente proprio così, perché la Guardia di Finanza di Palermo ha individuato 3 indebiti percettori del reddito di cittadinanza e noi ne parliamo insieme al comandante Alessandro Coscarelli delle Fiamme Gialle di Palermo. Buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a tutti. E allora, ci sono degli aspetti che fanno riflettere su questa vicenda. Intanto, come siete riusciti a rintracciare questi 3 soggetti, a individuarli? Sì, siamo riusciti a individuarli nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, di intelligence economica finanziaria che facciamo anche in stretta sinergia in collaborazione con l'INPS, per cui abbiamo valutato dei parametri che sono risultati non coerenti con quelli che sono i valori che devono rispettare i beneficiari dal punto di vista mobiliare e immobiliare per aver diritto di percepire un reddito di cittadinanza. Ma ci sono 2 aspetti molto interessanti. Uno dei 2 soggetti addirittura è risultato un evasore totale. Sì, esatto. La particolarità in questo caso, così come altre volte insomma, ne abbiamo già parlato, è il fatto che non ha dichiarato negli anni dal 2017 al 2019 dei redditi derivanti dall'incasso di bonifici per l'attività di ristrutturazione edilizia, l'attività edilizia che svolgeva. Quindi essendo comunque i bonifici delle transazioni tracciate, è chiaro che siamo risaliti a determinare quello che era il valore effettivo di quanto aveva percepito. Ciò di per sé ovviamente ci sono 2 aspetti da considerare, quello illegale dal punto di vista fiscale, appunto perché non ha presentato dichiarazioni, quindi non è valore totale, e poi ovviamente quelle che sono le conseguenze nell'ambito specifico dovute al fatto che la mancata dichiarazione di redditi percepiti ha permesso di percepire indebitamente un beneficio non spettante. Ma c'è da dire anche che hanno omesso di dichiarare delle vincite al gioco per importi comunque consistenti, si parla di 20.000 euro anche più. Sì, la particolarità in questo caso è anche questa. Sappiamo che per quanto riguarda i giochi online c'è l'obbligo da parte del concessionario dei giochi di aprire un vero e proprio conto corrente online attraverso il quale ci sono le transazioni, quindi gli accrediti da parte dei giocatori e ovviamente gli accrediti delle vincite. Anche in questo caso sono comunque importi tracciati e ovviamente sono accessibili all'amministrazione finanziaria. Quindi questo sta a significare che in ogni caso qualsiasi transazione che viene effettuata, anche le vincite al gioco, devono essere dichiarate, ovviamente devono far parte di quelle che sono gli elementi che servono poi per determinare il reddito di cittadinanza. Non sono illegali di per sé, ma in questo caso ovviamente avrebbero determinato la mancata corrispondenza, la mancanza del diritto alla percezione del reddito. Grazie al comandante Alessandro Coscarelli, a capo del gruppo delle Fiamme Gialle di Palermo, per essere stato in nostra compagnia e per questi particolari. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.